bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Video di oggi sarà un video haul, ma dai, davvero? Niente, quindi ho comprato un po' di cosine in queste due settimane. Ho accumulato appunto un po' di cose e quindi ho deciso di mostrarvele. Sono struccata e in condizioni pessime. Come vi ho già detto nel video precedente, non sopporto il trucco, quindi siccome ho preso un po' di colore finalmente, non riesco più a truccare il viso con il fondotinta, proprio non ce la faccio, e appunto metto sempre solo un pochino, un filino di mascara, proprio per dare quel tocco in più, ma non riesco a truccarmi proprio. Sarà l'umidità, sarà il caldo, sarà quello che volete, non ci riesco. Quindi mando le ciance, il video sarà penso lungo perché ho fatto un po' di acquisti in realtà. Allora, sono stata da Tezenis, ma sono stata in tre momenti separati e diversi, quindi ho tre sacchetti appunto separati. Sono stata da H&M e poi sono stata in due negozietti cinesi. Allora, partirei subito con H&M perché in realtà non ho preso nulla di eclatante se non due magliettine molto classiche, molto semplici. Scusate, sono tutte stropicciate perché le ho lasciate nel sacchetto. Allora, ho speso 9,99 euro e ho preso questo set di due t-shirt, erano insieme, quindi costavano 4 euro e qualcosa, 4,50 euro l'una. Allora, a me serviva una t-shirt bianca semplicissima come questa, con lo scollo così un pochino non accollato, però comunque un giro collo un pochino più scollato, mezza manichina semplicissima bianca in cotone. Già avevo questa maglietta qui, ma l'anno scorso evidentemente mi ha stinto qualcosa, quindi non so se la borsa nera mi ha stinto o lo zaino, ma avevo dei segni neri sulla schiena e quindi non andava via neanche con il vanish, quindi, e neanche con la candeggina, quindi l'ho buttata via perché comunque tanto comunque ce l'avevo già da un po' di anni e ho deciso di riprenderla nuova. Questa qui è una M e appunto avevo intenzione di applicare sopra un patch che mi era arrivato da AliExpress. Mi pare che avevo comprato questo patch su AliExpress, siccome è lì e non lo utilizzo e non lo metto mai da nessuna parte, ho preso la magliettina bianca appunto per poterlo appiccicare e stirare sopra. E l'altra maglietta è identica, questa qui super identica, sempre una M in verde militare, anche questo colore mi piace tantissimo l'estate quando si è abbronzati. Appunto il prezzo è 9,99 euro. Poi appunto sono stata, io direi di partire subito con Tezenis. Allora, sono stata tre volte. La prima volta ho preso questa canotta nera, eccola qui, una canotta semplicissima nera, morbidissima. È lo stesso identico modello che avevo in un video, quella tutta tropicale e fiorata, quella lì, in uno dei miei ultimi video, vi metto il link qui sopra. E lo stesso modello identico, appunto ho voluto prenderla nera, è molto morbida, in fondo non ha cuciture, è proprio veramente un guanto, indossata è fantastica, non è aderente come piace a me, quindi comunque un pochino più morbida, adorabile. Appunto, siccome quella là mi è piaciuta tantissimo, ho voluto prenderla anche nera, e questa qui l'ho pagata 9,90 euro. Poi il secondo round che ho fatto è stato con questi due prodotti qua, con due articoli, e ho speso 20,80 euro. Dove ho preso? Allora, questo toppino qui, questo top con le spalline fatto così, sempre della stessa fantasia tropicale, solo che questo è su base bianca, mentre la mia canottiera è su base nera. Questo qui è cortino,
Ecco qui, quindi comunque non lo metterei con la pancia scoperta, assolutamente no, però l'ho pensato appunto con delle gonne a vita alta o dei pantaloni a vita alta, anche se esce leggermente un pezzo di pelle, ma non voglio che sia tutta la pancia di fuori, assolutamente no. E quindi, siccome mi piaceva tantissimo, è semplicissimo, davanti a questo nodo, come potete vedere dal seno, quindi copre questa parte qui, è veramente veramente carinissimo indossato. Ho preso una ML, ecco qui, e l'ho pagato 7,90 euro. Appena l'ho visto ho detto no, lo devo prendere, proprio perché appunto con una gonna nera, secondo me indossato è bellissimo. Poi ho preso, e mi è piaciuto subito, questo pezzo di sopra di costume, proprio perché è una fantasia sempre estiva e super estiva, mi piace tantissimo, ha questi disegni, ha questa questo ghepardo, leopardo, non lo so, qui su, è veramente veramente fantastica. Sull'abbronzatura, l'ho provato in negozio, con l'abbronzatura sta benissimo, risalta tantissimo, super, veramente super. Io solitamente nella parte di sotto o metto una mutandina tinta unita blu, oppure metto la tinta unita nera, e mi piace avere lo stacco del costume, quindi ho voluto prendere questo. Questo qui ho preso una terza, di questo ho preso una terza, si chiama Into the Jungle, e l'ho pagato 12,90 euro. Eccolo qui, fantastico, veramente ha un colore bellissimo, secondo me questo azzurro Tiffany, e l'ho voluto prendere. Poi magari mi girerà di andare a prendere anche il pezzo di sotto e la classica mutandina normale, quindi vedremo un po'. Poi appunto sono stata per la terza volta, e questa volta sono stata stamattina appunto perché mi pare a settembre dell'anno scorso ho preso dei reggiseni da Tezenis. Questo reggiseno è veramente veramente fantastico, ce l'ho adesso anche indosso, tiene tantissimo, sta lì, nel senso non esce nulla se ti giri, se fai, bellissimo, ha la fascia qui dietro un pochino più larga, è tutto in pizzo, bellissimo, ottimo. Quindi stamattina sono andata appunto alla ricerca di questo reggiseno, proprio perché mi è piaciuto tantissimo ed è piaciuto anche a mia sorella. In realtà ho lo scontrino dove ho pagato 89,40 euro, ma ho preso le cose doppie, quindi ho il mio sacchetto qui, l'altro l'ho già messo via per mia sorella perché anche lei ha voluto gli stessi, perché anche lei si è trovata benissimo con questo modello, e quindi li abbiamo trovati e sono andata subito a prenderlo. Allora, il modello in questione è, vediamo se sul bianco risalta di più, allora è questo qui, eccolo qui. Mi piace soprattutto per il fatto che qui davanti sia un pochino più alto, questa parte qui che sia un pochino più alta. Mi piace il fatto che, essendo una fascia, si possono togliere le spalline, e poi ha questa sorta di gomma, è una gommina da questi due lati qua, proprio per non far scivolare il reggiseno se non abbiamo le spalline. È ben ancorato, mi piace un sacco, come vi dicevo appunto ha la fascia leggermente più larga lateralmente, e questo è il modello, Milano, quindi Milan Super Push Up Extra Volume. Quindi ho preso questo, che è bianco in pizzo, da una parte ha il pizzo e dall'altra parte è semplice, quindi è in microfibra, mi piace veramente tantissimo. L'ho preso bianco, poi ho preso questo, che è sempre il modello Milano in colore cipria, quindi questo qui è un color carne, fantastico. Questo è tutto in pizzo invece, anche questo è sempre alto. Ho preso una terza B,
ed è la misura perfetta, e questo appunto anche sempre il Milan, e ha le spalline anche queste che si possono togliere. E poi ho preso il colore nero, perché comunque il nero anche lo utilizzo un sacco, veramente tantissimo. Questo è anche tutto in pizzo, bellissimo. Addosso è veramente fantastico. All'interno appunto ha questa parte qui che ha all'interno appunto il cuscinetto push up. Bellissimo, davvero ottimo, anche questo 14,90, tutti 14,90, solitamente questi non li mettono neanche scontati, proprio perché sono collezioni di quelle permanenti, e quindi non l'avrei trovato, comunque l'avrei trovato nel periodo di saldi, ma sempre a prezzo pieno e non scontato, quindi questo è tutto quello che ho preso da Tezenis. Poi sono stata appunto in due negozietti di cinesi. La prima cosa che vi mostro è quello che ho preso da Daystar, che è il negozio che si trova a Brignole, in via San Vincenzo, qua a Genova, vicino al negozio di giocattoli e a Tessil Moda. Ho preso una gonna lunga, che è questa qui, sempre il motivo tropicale, come piace a me in questo periodo. La gonna è lunga su base bianca, eccola qui, lunga fino ai piedi, con questa fantasia tropicale. In realtà io questa gonna l'ho pensata comunque con un top o bianco, tinta neutra, quindi comunque tinta unita, oppure con una cosa nera, un body magari nero, eccetera. E questa gonna mi piace veramente veramente tantissimo. Davanti sulla parte sopra è dritta, mentre dietro, appunto essendo una taglia unica, ha questo elastico carinissimo, quindi comunque lo possono indossare veramente tutti, si adatta a qualsiasi figura, è bella morbida, sembra quasi un raso, ma in realtà non è raso, è un tessuto di quelli, non saprei neanche dirvi. Mi piace tantissimo, l'ho pagata 18,90 euro, e appunto, visto che ho fatto il video, non vedo l'ora di indossarla e di farvela vedere magari in qualche foto su Instagram. Poi sono stata appunto dal Girasole, che è un altro negozietto di cinesi, e questo rimane in via, come vi dicevo prima, in piazza dei Ferrari, e ho preso due cose. Ho speso allora 19 euro, e ho preso allora per prima cosa un coprispalle, e questo coprispalle qui, siccome non trovo più quello dell'anno scorso, non so veramente, l'avrò perso, l'avrò messo da qualche parte, non lo trovo più, e sono tristissima di questo. Questo è un classicissimo coprispalle di quelli un po' lunghi, a maniche lunghe, quindi io questo lo tengo sempre, visto che comunque è piccolino, lo tengo sempre buttato così in borsa, anche perché sono di quei tessuti che non si stropicciano, proprio perché magari di sera fa un pochino più fresco, si va da qualche parte, o comunque noi siamo abituati magari quando siamo in vacanza magari a visitare il paese, se entriamo in qualche chiesa per fare le foto eccetera, magari ci troviamo che siamo usciti dal mare, quindi io sono con magari le spalle scoperte o con le canottiere eccetera, dove appunto nelle chiese non si può entrare così, piuttosto che non entrare o comunque eccetera, mi porto sempre questo, è bello leggero, è veramente molto molto leggero, e eccolo qui praticamente. Semplicissimo, un coprispalle un pochino più lungo, uno spolverino un pochino più lungo, e porto sempre questo in borsa, così alla prima occasione che mi serve lo tiro fuori e poi lo ributto tranquillamente in borsa. E questo qui l'ho pagato 10 euro. E poi come ultima cosa, ho preso questo pantalone bellissimo, questo è un pantalone meraviglioso fatto così, tutto fiorito, cade un po' più largo sul fondo e arriva un po' più su della caviglia, quindi lascia la caviglia scoperta. Mi piace tantissimo
perché ha l'elastico ed è un elastico bello bello morbido, quindi lo posso utilizzare tranquillamente senza che mi stritoli la vita e quindi mi tolga il fiato, perché quei pantaloni lì io non li sopporto, non so veramente voi, ma io non li sopporto. Di questo ho preso un XL, proprio perché comunque lo sapete che le taglie dei cinesini sono strette e le cose strette mi nauseano veramente, mi fanno venire nausea, proprio perché non le sopporto su di me, mi stringono eccetera, quindi mi andava bene anche la L, però ho preso quello più morbido, chi se ne frega. Mi piace un sacco, ha una fantasia meravigliosa con questi fiori, ha anche le taschine da una parte e dall'altra. Anche questo l'ho pensato sempre o con una camicetta di quelle sempre tinta unita da infilare dentro al pantalone da far sbuffare leggermente, oppure anche questo l'ho pensato con un body. I body io d'estate li utilizzo tantissimo, mi piacciono sempre tantissimo, sono comodi eccetera, quindi li ho pensati appunto per con questo pantalone, secondo me sono bellissimissimi, e questo l'ho pagato 9 euro. Quindi niente ragazze, questo è tutto quello che ho preso in queste 2 settimane. Spero che il video vi sia piaciuto, che i miei acquisti vi siano piaciuti, fatemi sapere i vostri acquisti, che cosa acquistate, se mi consigliate qualcosa da prendere in un determinato negozio eccetera. Come al solito io vi dico di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritte, mi raccomando, stiamo crescendo tantissimo e questa è una soddisfazione veramente per me grandissima. Mi raccomando, state sintonizzate perché presto ci sarà una sorpresa per voi. Quindi niente ragazze, io mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, fate un bel like al video se il video vi è piaciuto, io vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo al prossimo video. Ciao!